soltanto concentrarmi sull'importanza e sul significato di una panchina rossa. Il rosso è il colore del sangue e le panchine rosse sono delle opere di sensibilizzazione che vengono posizionate in luoghi strategici della città e in questo caso davanti ad un ospedale, proprio perché rappresentano la presenza di una donna che purtroppo non c'è più e danno contezza di questa piaga che affligge la nostra società. Fanno capire quanto concretamente la violenza, quanto concretamente questi episodi siano presenti quotidianamente nella nostra società e fanno capire anche alle donne che non sono sole. Oltre a dare un grande impatto, servono anche per dare speranza. E il suo posizionamento in questo luogo questa mattina dà questo significato, fa capire alle donne l'importanza della denuncia, fa capire alle donne che non sono sole in questa lotta che purtroppo devono affrontare quotidianamente. Mi sento in quanto assessore alle pari opportunità e in quanto rappresentante del comune di Como, che come è stato detto è l'ente capofila della rete antiviolenza, di esprimere un sincero grazie nei confronti di tutte le realtà che sono presenti sul territorio, che aiutano concretamente le donne, standole vicino, aiutandole, facendole capire l'importanza del denunciare e essendo per loro anche una sorta di via d'uscita da questi episodi che segnano la loro vita per sempre. Quindi credo che oggi sia una giornata importante, così come lo sarà la giornata del 25 novembre, proprio per far capire che in realtà il 25 novembre è sicuramente una giornata fondamentale, è una giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ma in realtà è un giorno che esiste tutti i giorni dell'anno. Queste opere di sensibilizzazione, così come gli episodi di violenza, sono presenti 365 giorni l'anno, quindi spero che quello che stiamo rappresentando noi oggi ci sia tutti i giorni dell'anno e non soltanto oggi.